Eccoci qui per un'altra puntata della trasmissione di approfondimento della testata giornalistica di Rete Oro. Ogni trasmissione trattiamo un argomento diverso. Oggi vogliamo parlare di separazione e di figli contesi. Lo facciamo con Danilo Bughetti e il suo libro Diario di un atto d'amore. Grazie per essere venuto qui con noi. Grazie a voi per avermi La ospitato. formula del libro è a metà tra un diario e un po' romanzata. Come mai questa scelta? Beh, la scelta deriva ovviamente dall'analisi di tutto quello che è il contesto conflittuale familiare, poiché le storie sono tante, il modo migliore per raccontare una delle tante storie era quella di sintetizzare un po' quelli che sono i problemi generici che si verificano e farli vivere al lettore. Un diario in cui lei racconta un po' piano piano per tappe quello che le è accaduto, però, come abbiamo detto, non è tutto vero, c'è No, stata un po' di è costruzione. assolutamente, sì, è assolutamente un romanzo, cioè in forma di diario, perché il protagonista racconta ciò che vive durante il suo percorso, però è appunto un romanzo perché sintetizza un po' quelle che sono le esperienze di qualunque papà, qualunque famiglia in fase di separazione. Spesso le separazioni e i figli contesi guadagnano le pagine dei giornali e i TG di prima serata, guardiamo il caso del bambino di Padova. Proprio per questo chiedo alla regia di mandare un servizio. Sono circa 10.000 bambini contesi nella guerra tra mamma e papà alle prese con una separazione, ma soprattutto con un'odiosa conflittualità che danneggia il minore. Molti casi che hanno guadagnato la ribalta della cronaca. Ultimo in ordine di tempo, il bambino di 10 anni che a metà ottobre del 2012 è stato prelevato dalla scuola a Padova. A destare scalpore, oltre la storia, le immagini del video shock che sono rimbalzate in internet di sito in sito ed in televisione, di TG in TG e di trasmissione in trasmissione. Il bambino era visto dal padre secondo gli accordi successivi alla separazione ottenuta 8 anni fa, una volta alla settimana, in colloqui protetti, e trascorreva con lui 2 fine settimana al mese. Il padre però aveva ottenuto dal tribunale dei minorenni un'ordinanza che stabiliva la necessità dell'allontanamento dalla casa materna del bimbo. E l'allontanamento è avvenuto in modo poco ortodosso, come ci hanno mostrato le sequenze del video. Il bambino attualmente si trova in una casa famiglia a Padova, in carico ai servizi sociali. Altri casi che guadagnano le prime pagine dei giornali sono quelli di alcuni figli di coppie miste, dove uno dei genitori è straniero e l'altro italiano, e uno di questi rapisce il figlio per sottrarlo definitivamente alla madre o al padre. Come nel caso di Filomena Perre, impiegata alle Poste di Milano, è andata al Cairo a riprendersi il piccolo Omar che il marito egiziano le aveva portato via per farlo crescere come un vero musulmano, o di un'infermiera, anche lei di Milano, che invece ha lottato 4 anni per riavere suo figlio, sottratto dal padre egiziano che l'aveva portato dai genitori nel suo paese e poi era tornato in Italia a lavorare. Un artigiano di Treviso invece ha venduto la casa e speso tutti i risparmi per riportare a casa le 2 figlie avute da una donna giapponese. Le storie sono tante ed ogni giorno l'elenco si arricchisce tristemente di nuovi casi. Sta di fatto che dietro queste diatribe, dove l'astio e il risentimento prendono il posto di un amore finito, a soffrire sono sempre i bambini. Quali riflessioni le suscitano queste immagini e questi racconti? Beh, le riflessioni sono tante, sono due gli aspetti importanti però da analizzare, l'aspetto razionale legato all'impianto legislativo che regola appunto le separazioni e l'aspetto ovviamente emotivo che coinvolge due persone che appunto si coinvolgono in una separazione. Per quanto riguarda l'aspetto legislativo legale, c'è molto da dire perché ho avuto modo di comprendere quanto l'applicazione della legge sia molto diversa da quello che poi dice la legge, quindi l'applicazione è un po' diversa da tribunale a tribunale, quindi da città in città.
La legge però sembra essere sì interpretabile ma anche molto chiara di per sé. E l'aspetto emotivo invece va a ricoprire quello che è il buon senso delle persone, quello che dovrebbe essere anche il valore vero che unisce due persone per formare una famiglia, quindi ha due temi completamente diversi da affrontare. E io rimango sempre nell'imbarazzo quando si pensa che il matrimonio ovviamente è l'espressione massima di un amore perché unisce due persone e poi sfocia in una violenza incredibile che è tutelata da leggi che quell'amore purtroppo non è che lo tutelano ma neanche ne parlano, quindi è proprio svincolato dal tema. L'affido spesso e volentieri viene dato alla mamma e anche la casa dove si vive, dove si abita, e per questo molti papà poi rimangono in mezzo alla strada, perché in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo gli stipendi sono pochi e quindi ci si trova in momenti di impasse. Le è mai capitato di avere a che fare nel suo lungo calvario, magari nei tribunali, di avere a che fare con qualche papà che magari era in seria difficoltà? Personalmente non ho difficoltà a dire che io sono uno di quei papà che è tornato a vivere dai propri genitori, nella fortuna di avere dei genitori appunto disponibili, quindi pronti ad accogliere il proprio figlio, aiutarlo. E i casi sono tanti, si è cercato di tamponare anche con le case famiglia da parte del comune, che ovviamente sono totalmente insufficienti per numero in base alle statistiche poi delle famiglie che creano questo problema. E io ho avuto modo l'anno scorso, il 9 luglio, di fare un convegno in corte d'appello e davanti a una platea di avvocati è stato affrontato ovviamente l'argomento della casa coniugale e quindi dell'affidamento della casa coniugale. Io ho detto una cosa perché osservavo ovviamente quella che è una proposta di legge che ormai è stagnante in Parlamento da un anno e mezzo forse, e che non diventerà legge perché il Parlamento ormai sta per decadere, quindi spero che la nuova legislatura ne faccia tesoro o perlomeno affronti l'argomento in modo serio. E dicevo, la proposta di legge stagnante prevedeva la doppia domiciliazione per i figli minori, e io ho fatto una semplice osservazione, ho detto ma ci rendiamo conto che in realtà quella separazione non la cercano i bambini ma la cercano gli adulti, perché ne devono fare le spese i bambini? E ho lanciato una proposta, dico sarebbe più onesto non prevedere che i figli ovviamente migrano continuamente dalla casa del papà alla casa della mamma e viceversa, ma che magari i figli rimangano veramente in pianta stabile nel loro appartamento dove sono nati e i genitori si alternino in quell'appartamento. Questo creerebbe una vera uguaglianza tra i due coniugi, perché nessuno dei due beneficerebbe ovviamente di quel bene, perché tutti e due hanno il disagio di non averlo e averlo allo stesso tempo. E gli unici beneficiari reali sarebbero i bambini, che manterrebbero veramente stabile domicilio, ma anche io immagino anche i giochi, perché i bambini di solito hanno i giochi con la mamma e i giochi col papà e non stanno a casa loro né dal papà né dalla mamma, perché comunque gli manca sempre qualcosa. Che cosa si sente di dire a quelle coppie che si stanno separando e che magari iniziano un lungo percorso e non c'è tanto, non ci sono quei sentimenti d'amore che c'erano prima? Ho letto che lei consiglia comunque il perdono in qualche modo, perché si è degli esseri umani, quindi ci si può sbagliare, si possono... Ma il primo perdono che va dato innanzitutto è a se stessi, nel senso che il perdono inteso nel libro è dato a un uomo che capisce che in fondo una guerra contro la propria ex moglie non porta che a danneggiare, è vero, la ex moglie, ma anche se stesso e quindi di conseguenza i bambini. Quindi bisogna imparare a perdonare innanzitutto se stessi per tutto quel tempo, diciamo, che si dedica a cose non belle della vita, perché quel tempo può essere investito in modo veramente migliore, quindi propositivo nei confronti di un voler bene tutelare i figli. Lei è un docente, lei è un docente, ha a che fare con ragazzi che vanno dai 14 ai 18, 19 anni, le capitano casi di ragazzi, figli di coppie separate, e se sì, come li riconosce? Sì, capitano sovente, perché ovviamente a parte la statistica è molto ampia, poi lavorando con ragazzi adolescenti e con molti ragazzi ogni anno capitano spesso situazioni dove già dall'atteggiamento in classe si capisce appunto che ci sono problemi non detti ma comunque vissuti nel proprio intimo.
E si capisce ovviamente da diversi fattori, il ragazzo può essere assente, può essere distratto, può essere anche aggressivo, può avere dei comportamenti anomali. Devo dire che il consiglio che tutte le volte do ai ragazzi che incontro, che riescono ad esprimere, perché anche riuscire ad esprimere un dolore è una grande conquista, è una grande forza. E cioè il consiglio che do loro è sempre quello di affrontare con serenità, ma anche con molta forza il problema che affrontano. In che modo, in che senso? Non pensare di essere solamente vittime e non pensare di essere causa di quel dolore, quindi capire che le situazioni della vita possono cambiare e che loro possono reagire in modo positivo semplicemente imparando anche da ciò che a loro non piace, semplicemente non emulandolo nel futuro, non facendolo proprio, ma riconoscendolo come qualcosa appunto di negativo. Un libro con 12 capitoli, ogni Sì. capitolo uno stato d'animo differente. Esatto. Sì, il primo stato d'animo chiaramente è la rabbia di un padre che non comprende quello che sta vivendo, quello che gli sta succedendo intorno e piano piano inizia quella fase di analisi delle varie cose che appunto vive in tribunale, vive con l'ex moglie, tutte le cose che perde perché inevitabilmente un uomo in una separazione molto spesso, devo dire che faccio una piccola parentesi. Purtroppo succede che anche alcune donne perdono tutto, non sono solo gli uomini. E quindi la persona che in quel momento comunque viene privata della propria libertà di vedere i figli in qualsiasi momento, viene privato dei propri averi, magari non lo so, gli si toglie appunto la casa, perde gran parte del proprio stipendio, i suoi Risparmia. risparmi, tantissimo. Perde la libertà perché deve stare un sacco di ore con l'avvocato, tantissime udienze, cioè. Proprio perde parte della sua vita e io aggiungo perde anche moltissima dignità perché appunto come avevo poco fa detto, se noi impieghiamo tante energie in qualcosa di poco costruttivo e dannoso, noi danneggiamo noi stessi perché perdiamo tempo importante e positivo della nostra vita, quindi possiamo indirizzare le nostre energie in un modo diverso. 12 capitoli, ma non solo. Sì. C'è anche allegato un CD di musica perché tu adori suonare Sì, e quindi hai pensato bene di allegare delle bellissime canzoni. devo dire che non è solo una passione, un'adorazione, è, diciamo proprio il mio credo, la musica. Io faccio il musicista oltre a essere docente e quindi da compositore ho composto gli stessi temi espressi in forma verbale e scritta con degli ambienti musicali particolari. Il mio linguaggio preferito è il linguaggio jazzistico, ovviamente con un easy linguaggio, cioè proponibile all'ascolto di tutti quanti, e esprimo le varie emozioni anche attraverso queste canzoni. Stiamo sentendo in sottofondo musicale appunto una canzone che è proprio dedicata ai bambini contesi, la Sì, traccia 7. la traccia 7, Prayer, nasce da una poesia scritta di getto, devo ammettere, in un quarto d'ora. Una sera perché purtroppo, come dire, travolto dal dolore di questi bambini, ho iniziato a vedere il dolore dai loro occhi, non dagli occhi Degli di un adulti. adulto, esatto. E ho cercato di comprendere cosa provava un bambino, perché un bambino quando ovviamente subisce una violenza che non è necessariamente fisica, ma molto spesso è psicologica. È impotente, si difende nel modo più Si chiude. naturale, si chiude e inizia a non dire la verità semplicemente per proteggersi, perché magari l'ambiente che lo circonda lo penalizzerebbe ancora di più se andasse contro quel sistema. E quindi soffre in silenzio e io identifico quel silenzio con una morte interiore. Questa preghiera, scritta appunto di getto con poco tempo, esorta questi bambini, questa sofferenza, ad uscire fuori, a ribellarsi in modo pacato, civile, a quello che si sta subendo. Quindi è un'esortazione a trarre da quella sofferenza la forza per tornare a vivere. So che c'è un progetto proprio incentrato sul libro, ce ne vuoi parlare? Sì, è un progetto molto importante perché questo libro io prima di pubblicarlo ho voluto che fosse letto sia dall'Ordine degli Avvocati di Roma che dal Vicariato di Roma.
e poi nel suo iter di presentazione ha incontrato anche le istituzioni del Comune di Roma, quindi l'assessorato alle politiche familiari. E tutti quanti ovviamente hanno, oltre che compreso il messaggio, perché ormai di estrema attualità, hanno compreso anche le modalità, leggendo il libro, con cui affronto il tema, hanno sposato un progetto che io ho denominato diritto di uguaglianza. È un progetto che prevede praticamente un paritetico trattamento per i due genitori nel caso delle separazioni. Spiego velocemente che cosa intendo per diritto d'uguaglianza. E tornando all'analisi di quello che unisce due persone si uniscono perché si vogliono bene, perché si amano, certo. Quindi per il valore dell'amore formano una famiglia. Hanno un progetto di vita, hanno un progetto di vita, anche dei figli. Esatto, esattamente. Il problema è che quando poi nascono dei conflitti e inizia l'iter di separazione, quei valori vengono dimenticati, ma vengono dimenticati non solo dalle due persone che in quel momento si odiano, non si possono vedere, quindi sono in grandissimo conflitto, vengono dimenticati anche dalle istituzioni e dalla legge stessa che dovrebbe difendere la famiglia. In realtà non viene difesa la famiglia, ma viene difesa solo esclusivamente quella parte pratica economica che unisce due persone. E nell'analisi di quella parte pratica economica si dimentica che, appunto, se parliamo solo ed esclusivamente di un aspetto economico, allora possiamo essere dei meri matematici, allora fare delle cose che... un po' di elasticità poi ci vuole quando uno prende una decisione, tipo una sentenza, quindi anche ad entrare nel caso specifico, forse, sì, di ogni famiglia. Un esempio, ad esempio il caso dell'assegno di mantenimento. L'assegno di mantenimento è sempre oggetto di grande contesa tra i coniugi, perché il genitore affidatario pretende sempre il massimo, perché ovviamente quei figli devono essere mantenuti, il loro tenore di vita deve rimanere alto, come se il papà o la mamma ovviamente che se ne fosse sempre fregato in quel momento. Certo. E al contrario il genitore che deve dare l'assegno di mantenimento fa di tutto per far ragionare il giudice e dice: ma guarda, per me è impossibile, più di tanto non posso, quindi devo in qualche modo compensare le richieste con quelle che sono le esigenze reali della vita. Ecco, io lancio una proposta che ormai faccio da quasi 2 anni e dico: se uno pensasse semplicemente al principio costituzionale di uguaglianza tra le persone e si ponesse come obiettivo il versamento diretto da parte di tutti e due i genitori di un unico assegno di mantenimento per i figli minori, da versare su un conto corrente intestato ai figli minori e gestito da tutti e due i genitori, in che modo? Con una carta magnetica, bancomat. Si avrebbe un sistema dove tutti e due sono corresponsabili allo stesso modo, quindi non ci sarebbe più la lotta, mi devi dare di più perché lamenta anche a se stesso l'assegno. Una quota parte di ognuno all'interno di questo conto. All'interno di quel conto. Potrebbe essere anche tutti e due i genitori possono utilizzare ovviamente gli importi di quel conto, ma utilizzando la carta magnetica bancomat rimarrebbe anche traccia di come vengono spesi quei soldi. Che cosa comporterebbe? Che nessuno ovviamente potrebbe fare il furbo, dice: li spendo per me, ritiro per me. Ovviamente o non versarli a quel punto. O non versarli, anzi si eviterebbe anche il problema, dice: l'hai versato in ritardo, mi devi dare ancora l'assegno, invece lì è tutto segnato. Ovviamente. C'è una tracciabilità, insomma. Molto, molto trasparente. E non oltre, io non sottovaluto anche il fatto che magari se quell'importo è sopravvalutato, ovviamente quel piccolo importo che rimarrebbe andrebbe ad accantonarsi per la maggiore età dei figli, quindi funzionerebbe anche da salvadanaio. O al contrario, se fosse insufficiente, sarebbe facilmente controllabile e quindi aumentabile pariteticamente per tutti e due i genitori. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, ringraziamo Danilo Bughetti, ringraziamo di averci raccontato il suo libro, non si sa, magari ringrazio per voi. Raccontarci di nuovo, per parlarci di nuovo del progetto, se andrà avanti ti rinviteremo sicuramente alla nostra trasmissione. Volentieri. Ti ringraziamo per averci seguito.